Ciao a tutti amici di Link, siamo qui con Giuseppe dei CS Cattaris. Allora, è stata una partita estremamente combattuta, no? Che si è conclusa in maniera positiva all'ultimo minuto praticamente. Secondo te come mai non sei riuscito a dare qualcosa in più durante il resto della partita? Abbiamo sbagliato tanti passaggi, soprattutto abbiamo sbagliato tanti tiri in porta. Ci è mancato un po' di concretezza, doveva andare così e così è andata per fortuna. Adesso andiamo avanti. Avevate aspettative diverse? Dovevamo passare il turno e abbiamo passato il turno, quindi l'aspettativa era questa. Era positiva. Siamo passati. Ma cosa credi di poter migliorare per le prossime partite? Comunque si avvicinano anche le finali, no? Quindi... Speriamo di quando saremo tutti di poter giocare meglio, nel senso gestire meglio i cambi, quindi avere tutti un cambio per ruolo, così ognuno quando esce sa dove mettersi. Oggi eravamo un poco messi male in campo e si è visto anche in una parte della partita dove non riusciamo a fare azioni. Va bene, ok. Grazie Giuseppe, grazie ciao a voi, tutti. Ciao. Non c'è! Ciao a tutti amici di Link, siamo qui con Gigi dei Greenhouse. Allora Gigi, è stata una partita che per voi insomma non si è conclusa nel migliore dei modi, no? Purtroppo comunque all'ultimo minuto avete comunque preso un brutto gol. Vabbè, era inutile comunque, prenderlo o non prenderlo cambiava poco. Il problema è che noi abbiamo non gettato... Non siete riusciti a vincere, che era quello gettato... che vi serviva, secondo te come mai? Perché abbiamo gettato la qualificazione alla terza giornata, che qualcosa è cambiato dopo averle vinte due. E niente, alla quarta giornata tutto è cambiato, non si sa cosa è successo nella testa di alcuni giocatori, magari ci sentivamo già qualificati oppure che avevamo buone possibilità avendo battuto già due squadre su tre e niente, già dovevamo giocare oggi. È stata una bella partita, il risultato è bugiardo perché comunque il pareggio c'è stato fino all'ultimo secondo. Ma rimproveri qualcosa alla tua squadra? Rimprovero che non c'è stata la testa, questo è quello che ci deve essere. Noi ogni volta che c'è la partita, ogni finale, ogni cosa che abbiamo fatto in questo torneo è finita sempre così, che non ci mettono la testa alcuni giocatori e giochiamo bene. Compreso io, perché la cavolata la può fare chiunque, oggi l'ho fatta io su una cappellata generale. Ma giocando con una mentalità del genere non si può andare da nessuna parte. Va bene, ok. Allora, speriamo meglio per le prossime partite. Speriamo, ora noi puntiamo a vincere la Coppa Juniores. Va bene, ok. Ciao Gigi, grazie. Ciao. Ciao. We'll be right back.
cose da fare, Ciao a tutti amici di League, siamo qui con Edoardo dei Mozzarelloni. Allora Edoardo, è stata una partita che comunque è molto combattuta, no? E qui abbiamo anche Peppe Marino tra di noi. E dicevo, prima erano in vantaggio loro, poi voi, poi di nuovo loro. Cos'è successo? Raccontaci. Beh, è stata una partita tirata, come è giusto che sia, tra due squadre molto forti. E l'hanno sfondata loro perché noi veramente in difesa ogni tanto facciamo dei errori scandalosi, non lo so. Vabbè, lo puoi dire che l'hanno sfondata loro perché ha sbagliato il rigore, lo puoi dire. Vabbè, quello ci può anche stare. Il problema è che poi non segna nessun altro. Credi sia stato determinante? No, il rigore non penso, no, perché era all'inizio. È stato determinante il fatto che la gente non ascolta, parla troppo e poi non si sa se le produzioni sono in prima o in seconda. Con chi ce l'hai? Ti pare, chi ce l'ho. Cosa vuol dire i compagni di squadra? Niente ragazzi, bisogna pedalare. Si è giocato bene il secondo tempo, quindi bisogna continuare per quella riga. E ora incontreremo una delle altre tre prime dei gironi, quindi vediamo cosa succederà. Come avete intenzione di prepararvi? Prepararci? Beh, atleticamente molti ragazzi se ne stanno andando hanno cambiato stile di vita, meno male. Anche se c'è gente in coma etilico al one day, quindi ognuno ci può stare. Però noi dobbiamo migliorare con la testa, perché non siamo né scarsi tecnicamente, né corriamo poco, però veramente ogni tanto tutti fermi, talino, io non lo so che cosa guardo, quindi bisogna per forza cambiare questa mentalità. Non lo so, guardo mezzi gli avversari che esultano, credo. Oppure Lisa a bordo campo, le nostre ossa. Le ossa sono famose. Forse guardano Marino, ragazzi. Non lo volevo dire, l'hai detto. Purtroppo è così. Non lo volevo dire. Va bene, ok, grazie Edoardo. Ciao a tutti ragazzi.